Thank you. সাক� filtা hoc Digital спорт শাম৙হ flats <us> আইদে নাজাू শালেখ ঈ�� Capt ép caffeine Salve, 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 salve! Buongiorno a tutti! Sì, scusate perché intanto stavo già mettendo cose, stavo facendo l'avviso su Instagram perché tutti dovevano saperlo. In realtà ero fuggita in Messico. Allora, ehm, è appena, appena concluso il grandissimo Rob e la sua rubrica. Sono infatti felicissima davvero che in una certa maniera ci sia... Questo tipo di connessione tra di noi e sono davvero onorata, quindi non so chi della community eh, effettivamente di Rob è rimasto, c'è io abbasserei un'azione Tapparelle perché c'è una luce della Madonna, c'è Soros che è rimasto, grande. Ovviamente raga, grazie per chi c'è per Bat, Dodoro, Skiter, Lestat, il nostro bellissimo Kugi, Greg. Signori, siamo qui eh, a basso, a basso tanto mo mi sentite ancora? Mi sentite? Aspettate che un po' di colore, un po' di contrasto C'è zero contrasto Ormai il bianco non era più bianco E raccoon Buon pomeriggio Buon pomeriggio ragazzi Anche Alfa qui con noi Uh, qui oggi si doppia, lo sappiamo, ma si crea perché lo voglio ricordare, uh, ciao Sean. È un po' che manco i sondaggi. Ora vanno, sì, sì, perché abbiamo, abbiamo i mod, abbiamo i mod quindi raccoon in caso, uh, però oggi non dovrei, oggi sì, probabilmente utilizzeremo anche i sondaggi. Non si può mai sapere. Uh, però è vero, alcune volte è carina la cosa. Mary, non potevi mancare. Not today, belli, belli e quindi sì. Vi mostrerò due scene, ok, presenti appunto nel catalogo di film, comunque di serie, comunque presenti sul catalogo pre video, lo sapete, ma se non sapete tanto ve lo dico, e eh, andiamo ovviamente a ricreare i dialoghi, o cose che vengono dette, non è detto che siano appunto per forza dialoghi, a volte appunto dicevo sono voice over, dipende sempre, si sceglierà, sarete voi alla fine a maggioranza a scegliere, anzi direi che il primo sondaggio è il più importante, quello della scelta eh, ovviamente del, delle clip, e poi si va a doppiare, sarà l'ultima cosa che uno dice "Vabbè, cavolo, tutta una magari più di un'ora nella realizzazione del testo e poi basta così poco per doppiare". Però è tutta ha un valore importante. Vedete voi quanto che valore abbia. E che carino! Ciao, bentornato. Che si dice? Tante cose belle. Abbiamo finito di mangiare, una bella focaccia con lo stracchino, però guarda, l'acqua c'è, il microfono c'è, noi ci siamo. Doppiaggio Top sarà oggi eh, metto le mani avanti, non ho mai messo un sondaggio, magari il nostro Leo, io ho Teo, Teo non Leo, eh, è Te Teo perché ogni tanto mi, mi confondo e eh, magari, eh, esatto, Purple, magari c'è lui che è proprio, beh sì lui lo sa, lui è sul pezzo, anzi ringrazio ancora una volta Purple per avermi, per aver fatto le clip della, di un, poi un pezzo pazzesco Uh, L'ultima puntata di Dabbing Day Che è stata, è, stato, è stata bellissima Infatti non potevo non metterla come reel Magari oggi Quel che accadrà diventerà un reel Non lo so nemmeno io Io spero di sì eh, Dottore ti ero, pers ti ero ti persa Mi er Ti ero perso in che senso Ti ero perso, ti eri persa Leo perché ruggisco mm, Potresti ruggire in effetti Se c'è qualcuno che non fa cosa che deve fare In effetti sì allora, allora, tanto mi vedo sul pezzo, un colore in chat bellissimo, ti cercavo sul tuo canale, ora te lo ricordo doctor, ti ricordo che ogni martedì alle 15, nuovo orario non più 15 e 30, alle 15 si, si va appunto a, con la nostra rubrica, quindi non mi vedrai sul mio, ma tanto dato che abbiamo fatto il ride, se non erro, eh, hai capito che insomma siamo su questo canale. E ci sono, mi ero persa a guardare vestiti poco costosi, i vestiti poco costosi sono dei bei vestiti, va bene? Sono dei bei vestiti, poi ci sono alcuni che fanno effettivamente molto schifo, ma non importa E davvero? Bene, bene, tanto sono lì, quando vuoi mi scrivi, eh, ce la posso fare, ce la puoi fare, è pur sempre ora di pranzo, è pur sempre post pranzo, lo so, sono le 15 È come se, cioè per me è come se fosse ancora l'una, eh, però... Come uno da 560 euro? Madonna, ma che vestiti hai visto? Ma dove sei andata a vedere? Non lo so nemmeno io. Comunque, è arrivato il momento di selezionare, di scegliere. C'è un 50 e 50, però mi raccomando, votate tutti. Votate tutti, perché è la cosa più importante. Abbiocco time, esatto, che poi arriva il momento dell'abbiocco, è bruttissimo. Quindi no, noi andremo oltre, andremo oltre. Andiamo a... Ciao Ciccina di nuovo. Andiamo a scegliere, voi dovete scegliere ovviamente, Uh, la scena che preferite? Andiamocela, ovviamente, a vedere. Quindi, addio musica. Quindi, uh, un attimo, solo che vado sul bellissimo YouTube. Uh, voi avete visto la scorsa volta: se non si vede, ecco, ora si vede di nuovo. E la scorsa volta abbiamo uh, visto già questo. Però, ovviamente, lo rivediamo perché c'è chi non c'è stato. Questa volta, non c'è stato, non è stato votato la volta scorsa. Potrebbe avere una chance in questa puntata? Ovviamente vi ricordo che ricreiamo i dialoghi. Quindi non si può mai sapere, cioè, quello che poi accadrà. Ciao, ma Lauro! Che sta facendo? spara magnatele dal sedere. Sembra incavolato. Sei soddisfatto? Hai abbandonato il tuo posto! Oh, scusa se mi sono assicurata che degli umili contadini che non possono aspettare la burocrazia della flotta stellare ricevessero un aiuto per sopravvivere. Ma come sapevi della loro esistenza? ero qui l'anno scorso per il primo contatto sulla Kito prima che mi degradassero e spostassero sulla Serritos beh questo io non lo sapevo ho prestato un servizio su 5 navi ho visto cose una volta sono rimasta intrappolata in una caverna senziente. A te è mai capitato? È un luogo oscuro che sa un sacco di cose. Stavo per essere decapitata da un cristallo canterino. Sono stata in una prigione Klingon, dove ho combattuto con uno ieti per le mie scarpe senza un motivo. Stava solo facendo lo stronzo. Tu sei stato su quanti quattro pianeti? Cinque, se includi Vulcano? Non includo Vulcano <ride> del cavolo, allora conta pure la Terra. In effetti, ho contato anche <ride> la Terra. Non sai niente se non quello che trovi sui manuali. Dato che non pensi con la tua testa, fa quello che dico io e forse usciremo vivi da qui. Guardia Marina Boiner ha serrito, Teletrasporto via. Me... Mi... Ah! Oh! Sei fuori di testa. Non possiamo teletrasportarci e basta. A loro serve quella roba. Anche se vuole mangiarci. Ordine generale 5. Bene, ok. Allora lo stordiamo. Posso stordirlo? No, potrebbe rovinare il latte. Che latte? Probabilmente lo mungono. No, sai davvero tutto. Oh, levati i pantaloni. <ride> Mario. <ride> Cinque navi, ieti, ho sempre ragione Levateli immediatamente Sì, sta funzionando Guarda come sta squarciando quel manichino Ok, ci siamo, preparati a saltare Aspetta, perché non sta attaccando la tua uniforme? Si dà parecchio da fare con la mia Coincidenze, chi se ne importa? A mio me via. importa Aspettiamo finché non distrugge entrambe le uniformi Via! <ride> Ok, intanto stavo già andando l'altra. Allora, questa è di Star Trek Lower Decks, eh, sempre prima stagione, presente nel catalogo Prime Video, ovviamente. E sì, io adoro. Allora, non sono una eh, che ha visto tutte le stagioni di Star Trek uh, Raccoon, però posso dire che la mia preferita rimarrà sempre la serie classica, assolutamente, senza ombra di dubbio ho eh, visto cose che voi umani, eh, questa è una citazione, non stiamo giocando a citiamo però è come se un po', prima ci abbiamo giocato sul nostro canale effettivamente eh, allora quindi il primo film, quindi la, sì, scusate vabbè io dico film però in realtà prodotto in serie ecco perché anche Andan alla fine è una serie Star Trek Lower Decks, ora ci guardiamo l'altra scena e dove, alla fine bisogna decidere quale preferite quindi quanti episodi sono? Senti, non sono tanti, non sono tanti, posso dire? Non sono per niente tanti, te li mangi in un piacere, proprio che è un piacere. Guardiamoci l'altra, Andan, però stagione 2, tutt'altro tono, sicuramente. Coraggio puoi farcela! Grande, dottor, Andan <coughs> salve! Sono la vostra professoressa. La professoressa Winograd Dias. <ride> ma ovviamente questo lo sapete già. Quindi è strano da parte mia dire una cosa simile. Coraggio, a memoria. Io prima di un esame? No, ma come in Serio? No! Okay. Manneggia. E se invece vi dicessi che sono un albero? O una casa? E se vi dicessi che sono la Terra e il Sole e la Luna e magari l'intero universo? Io sono il passato, il presente, il futuro. Io sono ogni cosa. Io sono. Teozin. L'ineluttabile. Dunque chi è Teozin? Che cos'è Teozin? Si è seria come serie. Ci una sono... serie seria. Nella filosofia Nawa, Teozin rappresenta il potere sacro che anima tutte le cose e... ed è ovunque. Teozin siete voi. Teozin sono io. E, e l'albero. E anche la casa. Tutto. Tutti noi. Ogni cosa. È Teozin. L'impressione che siamo separati è solo una mera illusione. Wow, è grandioso. <ride> che faccia, fantastico. Allora, allora, le abbiamo viste. Fate La vostra scelta adesso, tra poco, quante volte sentendo parlare di qualcuno che ha successo grazie al web ci siamo chiesti. Ma, per... oh, ma questo è cane secco lol, T è partito in automatico. Eh, intanto, ciao skinner, che bello vederti. Buongiorno, buon pomeriggio. Ragazzuoli, è importantissimo che tutti voi votiate. Eh, tra l'altro, se non mi sbaglio, l'estate tu hai anche eh, avvisato nel gruppo mio Telegram, giusto. Va uh, bene, infatti, io lo stavo per fare però uh, cane secco, eh, grandissimo cane secco, unico. E adesso, appunto, il nostro Purple uh, farà un sondaggio e, e quindi poi insomma, mi raccomando, votate tutti perché voglio, voglio veramente insomma sapere quello su cui andremo a lavorare. Su cosa lavoreremo? Su Star Trek Lower Decks oppure su Undone, questo pezzo di Undone? Uh, votate non in base a quelli che possono essere i miei gusti, andate uh, quello che insomma, quello che preferite. Uh, io scelgo cane secco. Lo sapevo, lo sapevo. E attendiamo, attendiamo il, il sondage È difficile perché il primo è già simpatico. Quindi forse è meglio il secondo. Eh, lo stesso ragionamento mi sembra di aver visto da parte di Sean. Cioè, quindi cavolo, il primo è già così. Come si può rielaborare? Invece, magari il secondo è più semplice da cambiare in, in veste comica. Assolutamente. Uh... Oddio. Si può anche fare senza sondaggio se è un problema, perché tanto vedo già un po' di risposte, così da essere lo facciamo diventare comico, è vero, è vero. Che poi oddio, per esempio Vox Machina è una via di mezzo effettivamente, l'Apro ha funzionato comunque per cavolo il testo meraviglioso. No, è partito ragazzi, è partito il sondaggio, votate, avete tempo a quanto pare, tantissimo tempo, vediamo intanto... Eh, intanto, già nove persone per Undan, una persona per Star Trek adesso due. Quindi la situazione potrebbe cambiare, ma abbiamo già 10 per, per Undan. Eh, quindi io dico chissà, forse sapremo come finirà. Non si sa. Tanto, rimettiamo la musica. Ah no, è vero adesso non mi mette, musica, mi mette il video di YouTube. Eh, stavo come Undan perché avevo dubbi. Sì, è vero perché è Andone. No, va bene, mi piacciono le persone precise. Dal cellulare non vedi il sondaggio. Uh, mi sa che si può partecipare. Uh, eh, a molti non capita: non sta arrivando il sondaggio. Questo è un problema di Twitch. Questo è un brutto problema. Perché non è, non è normale che molti di voi non abbiano la possibilità di votare per quel motivo. Uh, se non erro, Purple, tu non so se lo sai: ci dovrebbe essere una maniera per in chat poter partecipare al sondaggio. Tipo slash. Vot, spazio, sai che non lo so, non vorrei uscire e rientrare, mm, può essere? Mm. Comunque nel caso... <ride> Ciao Joseph, dai, mi sa che sta stravincendo Andan perché eh, Joseph, Mary, eh, not today, tu che cosa, l'applausometro, tu che cosa nel caso voteresti? Eh, C'è ancora tempo, siamo a un 4 contro 13. Uh, che poi in realtà sarebbe 15. Mm, quindi, sì, nel caso, allora Andan l'ho iniziato a guardare un po' di tempo fa, uh, forse qualche mese fa, la prima stagione. E una serie. Wow, cioè, non so, proprio bella. E poi c'è cioè, quell'attore, non mi ricordo mai il suo nome perché sono terribile. Magari con i nomi, delle... cioè, a volte mi ricordo i nomi, altre volte no. Sì, sì, non lo vedo, Nada. Voto per il secondo. Ok, quindi diciamo che eh, anche se, non so se si può già far concludere il sondaggio. O magari nel dubbio lo mandiamo avanti, mentre non ti... Perché forse sta durando troppo. Sì, prossima volta facciamo... Cioè i sondaggi delle scelte del, delle clip, facciamole durare 5 minuti massimo, uh, forse anche un po' di meno. Vabbè, questo per il futuro, perché in effetti un po' dura troppo. Un fratello si riconosce, un fratello si riconosce. Ah, ricaricando la pagina ha funzionato davvero. Quindi... Oh, però, oddio. Comunque sta risalendo, eh, Star Trek, sta risalendo. Ehm, chiedo per un amico e questo amico lo vedo in faccia. No, no, comunque raga, seriamente, io mi chiedo al giorno d'oggi, a oggi, capito? Al giorno d'oggi, chi è che non c'ha abbonamento a Prime, signoria! che c'ha sotto i vantaggi? Solo come fate a fare abbonamenti senza pagare? E su signori, e lo so, eh, Alfa, ciao Alfa, eh dai, fate un sacco di cose insieme. Allora, no, andiamo, facciamo che, eh, che sia andato eh, il sondaggio, allora direi che possiamo iniziare a prendere questa scena di Andan. Uh, stagione 2 e piano piano ci scriviamo insieme il testo cambiamo i dialoghi quindi tra l'altro puntata che si intitola la lezione di Alma giustamente e, e quindi insomma è lei che parlerà potrebbe essere la lezione di Caff potrebbe essere la lezione di Caff e che cosa dice Caff? Move diamo move diamo ok ci siamo, cambiamo, togliamo questo, apriamo cuffie, perché avrò bisogno anche di vedere quelli che sono i momenti di possibili dialoghi um, fuori campo, sono importantissimi. Perché nel momento in cui andrò a doppiare mi servirà a saperlo. Siete pronti? Siete carichi? Bene, perché la nostra testa adesso si deve scervellare tantissimo. È eh, esatto. Andando a livello di animazione, mh, volevo anch'io informarmi, sai, Skinner? Uh, perché è come se. Mh, è presente quando ci sono quelle app che trasformano le foto in un qualcosa di. Mh, tipo animato, tra virgolette, quindi cartunesco? Io immagino sempre un software del genere che permetta di fare mh, questo cambiamento. Una lezione sui panzerotti, magari cambiamo perché l'ultima puntata è stata fatta sul panzerotto, anche se poi è soltanto la parte iniziale. Però capire quale possa essere la lezione. Eh, adesso, aspetta che metto, metto le cose qui. Aspettate. Ok, così sono pronta a vedere entrambe le cose. Esatto, come se fosse un filtro. Figata, anche perché poi non sono i primi che hanno fatto una roba del genere. E adesso hanno fatto un prodotto uh, dedicato al um, Sala astronauti. Vanitate! Che bello vederti, buongiorno! Iniziamo a vederlo, iniziamo a risentirlo ovviamente. Coraggio puoi farcela. Coraggio puoi farcela è troppo perfetto. Cioè, soprattutto perché sembra una roba seria, dai coraggio puoi farcela. Salve. E lei dice una bagianata. Sono la vostra professoressa la professoressa Winograd Diaz. <ride> Però non basta, è più lungo. Winograd Diaz nel mio caso come se fossi Antani. <ride> Lezione su come funziona il TARDIS. No, sarebbe comunque troppo serio, assolutamente. Allora raga, dopo ci saranno un pochino di uh, disegni. Il disegno dell'albero, dell il disegno della casa, la terra, il sole, la luna, parla di queste cose. E è troppo tardis per quello. Gli dici, dai, è tutta ragazzaccia. Chi è che le dice dagli tutta ragazzaccia? Dice, ah, invece di coraggio puoi farcela? E purtroppo è molto più breve. Però in realtà mi piace il fatto che um, lui, cioè, gli lasciamo il coraggio puoi farcela. Proprio perché, dato che dirà castronerie, cioè cose che fanno ridere, il coraggio puoi farcela ha senso, è bellissimo. Coraggio puoi farcela. Tipo con una drammaticità, coraggio puoi farcela. E poi dice cose assurde. Come ti fanno i reel su Instagram? Per fare un albero ci vuole il legno. Oh mio Dio! Il tuo nome o qualche derivazione. Allora, partiamo dal... Salve, sono la vostra professoressa. E ovviamente ha senso. La professoressa... Salve, sono la vostra professoressa. La professoressa Winograd Dias. Madonna, sapete che se io metto il mio nome e il mio cognome entra? Virginia Gambatesa. Attenzione sul contratto di Ben Affleck e J. Lo! Ma lo sai che sarebbe bellissimo? Il contratto prematrimoniale tra Ben Affleck e J. Lo! Oh mio dio, è come però, come ce lo inseriamo su Terra, Sole, Albero, Casa? No, vabbè, adoro! Vabbè, adoro! Allora, secondo voi, mh, che tipo di presentazione posso fare? La professoressa? Il problema è che Kafka è troppo corto. Uh, a meno che tipo devo dire un'altra frase prima mm. salve. Cioè, salve sono la sono vostra, la vostra professoressa. professoressa la professoressa molti mi conosceranno Winno come kafkania <ride> Kafka. va bene così ci inserisco le cose vedi che noi possiamo imbrogliare possiamo fare quello che vogliamo ragazzi Molti mi conosceranno come Kafkania. Ma ovviamente, questo lo sapete già. Ha! Possiamo lasciarlo, effettivamente. E la casa di J.L.O., l'albero di Affleck. L'albero di Affleck? In che senso? Molto interessante. Molto interessante, questo doppio senso. L'albero di ben affleck Capiamo. E ti odio perché non volevo sprecare materia grigia per ricordare queste cose. E invece. <ride> Ma, ma ovviamente, ovviamente questo lo sapete, sapete già. già, quindi è strano da, da parte, parte mia, mia dire una cosa, una cosa simile. simile Quindi io direi che questo ha senso, uh, nel caso, cioè non lo so ditemi voi, io lo lascerei uh, Senza fare sondaggi ovviamente in chat, uh, va bene se lo lasciamo Ora inizio tutto, ora inizio tutto, Quella è veramente per pochi tra virgolette um, <ride> Ma ovviamente questo lo sapete già Um, quindi da ora è inizio. Tutto. <ride> Volete che si cambi o che si lasci Effettivamente. Ovviamente questo lo sapete già. È strano da parte mia a dire una cosa simile. Lo lasciamo, lo lasciamo anche perché in effetti ha senso proprio per dare ancora più realismo a quello che stiamo per dire. Il cane deve fare i suoi bisogni contro l'albero. Non in casa, capito Ben, Ma, no! E invece io ho pensato una cosa a Skinner, che il cane deve fare i suoi bisogni in casa. Ok, avrebbe vinto comunque Andan, benissimo. Eh, autocitazione, perfetto. E, e ora dice, vabbè. Invece lei dirà adesso, coraggio, memoria. Come lo cambiamo? Coraggio, memoria. Come lo cambiamo? Tipo, c'ho una fame della madonna. Adesso ho pensato soltanto al cibo, sta pensando a qualcos'altro. Rivediamo il momento Sono 150 grammi più Che faccio lascio <ride> Ma chi me l'ha fatto fare Bellissimo Ma chi me l'ha fatto fare Bellissimo Mi piace un sacco <ride> Oh cavolo Coraggio, Devo memoria. bere Oppure Aspetta rifacciamo con l'altra versione Coraggio, Ma chi memoria. me l'ha fatto fare No, no, bene. Okay. <ride> e se invece vi dicessi che sono un albero? Ok, allora... Um... E se invece vi dice... Trattiamo ora dice del sì, caso Benafleck e albero. Gelo. Questo è un albero e questo Questa è una casa. <ride> Il problema è che... Non c'è spazio per dire di quel fatto. Come lo riassumiamo eventualmente? Quella nel videogioco sei tu? Aspetta, intendi Diandan? Sono io. Sì, sono la professoressa Kafkania. Uh, e parleremo del contratto prematrimoniale tra Ben Affleck e Gelo. Virginia, sei in albero? <susurra> Credite se vi dicessi che io sono parente di Groot? Sì, <ride> è vero, però. carina anche questa. Oddio, arriva il momento dell'indecisione. Quindi vogliamo appunto trattare di tutto questo discorso che poi è abbastanza attuale perché insomma a quanto pare è freschissimo questo contratto prematrimoniale eh, tra Ben Affleck e Jennifer Lopez. Eh, trattato del caso Johnny Depp e Amberhead, solo che lì, madonna, ho sempre paura di espormi anche perché sono situazioni che forse è meglio che vadano solo in processo, invece magari questa è più leggera di questo contratto prematrimoniale. E se vi dicessi che odio i panzerotti? No, bella questa. Bella pure questa. Allora, raga, fate voi. Una roba che non c'entra niente né con me, né con, eh, come diceva Tosciarina, se vi dicessi che io sono parente di Groot, e poi bisogna cercare di inserire altre situazioni, eh, se vi dicessi che odio i panzerotti, oppure questa cosa del contratto prematrimoniale. Per chi non sapesse, hanno firmato Ben Affleck e Jennifer Lopez questo contratto che alla fine praticamente Um, devono fare sesso almeno quattro volte a settimana. Uh, per mettere i piedi in testa ci vuole Ben Affleck. L'albero è bella, casa gelò, il sole e il contratto. Um, ah, e quindi uno in quel caso può partire dicendo: Allora, part uh, immaginate che quest'albero sia Ben Affleck, immaginate che questa casa rappresenti Jennifer Lopez. È vero, sarebbe carina anche questo modo di enunciare, perché non c'è tempo all'inizio di farlo. Non c'è tempo all'inizio, guardate qui. Coraggio, memoria. Ah aspetta, devo innanzitutto cambiare, non l'abbiamo fatto. Chi me la, ma chi me l'ha fatto fare? No, aspetta, ho sbagliato. Pa, 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 ma chi me l'ha fatto fare? E se invece. No, se vi dicessi. Se vi parlassi. Ma okay. che. E se invece di vi dicessi, di dicessi. Che sono la questo un è Ben Affleck. <ride> o una casa. O Jennifer Lopez. E se vi dicessi che sono la terra. E <ride> se vi dicessi che questa. Questa è una cacca, è un, è un contratto prematrimoniale a forma di cacca. Chi me l'ha fatto fare sul Dies? Per inalberare Lopez ci vuole Ben Affleck. Oh mio dio! A meno che non possiamo aggiungere frasi quando magari è ripresa da dietro. Ma infatti c'è un momento, questo qua, enorme dove lei non parla, dove però possiamo benissimo parlare ditemi voi vogliamo aggiungere altre battute? possiamo fare tutto quello che vogliamo perché tanto non è, non è inquadrata quindi e se invece se vi dicessi vi che sì, questo è Ben Affleck che sono un albero è Ben Affleck dai <ride> no, questo mi piace un botto <ride> ma come cosa c'entra? cioè immaginate voi perché poi queste cose le voglio mettere appunto su Instagram immaginate voi che a un certo punto una sente una roba del genere dice cosa c'entra con Ben Affleck? cioè non lo so mi fa troppo ridere perché non ha senso cioè, se mi... mi fa troppo ridere sta cosa che non ha senso, mi dice sì, che questo è ben ah. okay. ok, e qua a parte il momento in cui c'è tempo. Facciate una cola, Per fallo pure tu. <ride> o oh, però. Aggiungiamo, aggiungiamo. Che cosa possiamo dire ora? Tanto che disegna. Perché poi mostrerà di nuovo ciò che ha disegnato. Quindi, o oh, non lo diciamo ancora, che cos'è, oppure lo diciamo subito che questa casa rappresenta Jennifer Lopez, um, e poi quindi quando indicherà dice: Non lo so, cose. Il tornado per andare a Doz, Cavolo, che citazione! Diciamo chi è che ha scorreggiato a voce fuori campo. Vedi, tutta questa parte qui è bella lunga. Ho una... Cioè, diciamo, dove si può dire qualcosa. Ma cosa? E che questa sia Jennifer Lopez. Ho una casa. Ok, il tempo è perfetto per dire che questa sia Jennifer Lopez. Eventualmente il tempo è questo. Però poi indica. Ho una casa. È rappresentata fedelmente. È uguale a lei. Aspetta. È uguale, <ride> è uguale a lei. Uguale a lei. Ma non è per niente vero. Ma adoro il fatto che lo dica. Vi piace questa cosa? Boh, ditemi. Cioè, perché lei è soddisfatta del disegno di schifo che ha fatto? È soddisfatta del disegno di schifo che ha fatto. E E uh, questa. Se dicessi che questa è Ben Affleck e che questa sia Jennifer Lopez, guardate. E che questa sia Jennifer Lopez. Ho una casa. È uguale a lei. <ride> è proprio lei? Non mi sembrava convinta dall'espressione. Riguardiamo la sua espressione. Ho una casa. È proprio lei? Sembra più una, una certezza, anche perché lei sta insegnando qualcosa. Non può essere dubbiosa. E accogliente! Scusate il realismo! Le stesse forme! No, bella, aspetta, bella. Allora, innanzitutto scriviamo. Eh, è che questa. Ok. No, Stesse forme. Stesse forme. Perché mi sa che è troppo breve, devo per forza mettere soltanto stesse forme. Vediamo. E se vi dicessi... Aspettate, adoro, raga, sto già morendo. Deve avere Lopez. Vabbè. Ho una casa. Stesse forme. E se vi dicessi... <ride> e se vi dicessi... A me ricorda la faccia quadrata di Vanna Marchi. Oh mio Dio, non Vanna Marchi, Vincenzo. È uguale alla figlia. No, aspetta, ora che ci penso, no è più una vannamarchi giovane lei, madonna se è vero oddio sta borraccia mi ucciderà un giorno mm. al lavoro mi hanno battezzato uh, Zodiac, devo farmi qualche domanda oh mio dio che inquietudine Stefania Nobile, esatto che memoria, d'accordo, che memoria che ci avete, avete passato una bellissima adolescenza, una bellissima infanzia Di decisamente e arriva il momento della cacca Sembra sì, la cacca di Arale quella. Però dobbiamo iniziare a parlare del contratto. Um, e se vi dice che è il sono contratto terra, prematrimoniale che hanno firmato? Sole. No. I puntini cosa potrebbero rappresentare? Um, per renderlo ancora più realistico. Cioè, no sense ma allo stesso tempo che possa avere un senso. E memoria per le cose inutili. Noi abbiamo sempre memoria per le cose che, sì, consideriamo inutili, in effetti. Non potranno più inventarsi la scusa del mal di testa con il loro contratto. Um, forse lo inseremo dopo quello perché, uh, anzi, io andrei più oltre. Forse con il fatto dei possibili tradimenti, ci sono assurda leggi. Quando fa la casa, dici Evanna Marchi. Quando lei indica, dice d'accordo. Purtroppo non ci sta a livello di espressione e di. Di, di voice over, uh, ora stiamo facendo un'altra cosa. Stiamo parlando, Vincenzo, facendo riferimento al contratto primatrimoniale di, di Jennifer Lopez e Ben Affleck che tra l'altro era anche un po' il tema del giorno, la live sul mio canale. E questo rappresenta le clausole vorticose, le clausole vessatorie, questo è il loro contratto primatrimoniale punto per punto. Bello punto per punto. E se vi Questo dicessi che loro sono nati prima matrimoniale. Punto per punto. E la luna. Bello! Mi piace un botto sta cosa qua. Una live buttata. No, in realtà non si sono mai sposati. E anzi, Ben Affleck a quanto pare si è sposato solo una volta con Jennifer Garner. No, beh, bellissima sta cosa. Punto per punto. Questo è molto molto preciso. Cavolo, tanto eventualmente poi se qualcosa non ci quadra possiamo anche risistemarlo. E, e questo è il loro contratto prematrimoniale. Il loro razza prematrimoniale punto per punto. Solo che mi sa che qua continua. Vediamo se abbiamo ancora spazio. Voi sapete cosa. Infatti io voglio parlarne. Prima o poi dobbiamo arrivare alla ciccia di sto contratto. eh? E magari l'intero universo. <ride> Questa parte deve far spaccare delle risate, per forza, raga. Questa parte deve far spaccare delle risate perché... Mh, raga, perché... Non lo so, perché sembra serissima... <ride> una roba tipo non lo so perché uno non può è il contrario perché se uno poteva dire non si fa sesso e invece è il contrario quindi allora quindi questo dice: E se vi dicessi che sono per la per terra per e il sole punto, e la luna e magari l'intero universo? Sesso ogni giorno, <ride> ci cioè sarà sesso ogni giorno. <ride> non lo so raga ma che serissima davanti alla cioè all'università che dice una roba del genere Boh ditemi voi se vi piace come lo modifichereste riproviamo con i tempi magari l'intero e la luna e magari la stessa ogni giorno oppure non ci sarà <ride> Ogni quattro, <ride> ogni quattro ore! Ogni quattro ore! Ogni quattro ore! Sole E la luna. E magari l'insesso tutti i giorni. E <ride> quello... Uey, perché guardate la faccia di sto tizio, raga! Guardate la faccia di quel tizio. <ride> Purtroppo... Oddio, mm, mi sa che è troppo lunga la tua, anche se poi c'è un fuoricampo. Uh, lui sa. Lui non lo Anzi, lui è stupido, cioè, è addirittura, porca miseria. Allora, aspetta. Una. E magari esserci sesso tutti i giorni. L mm, un po' troppo lunga. Una. E magari... Sesso tutti i giorni. Troppo corta o troppo lunga? Non esiste una parola che possa... Allora aspetta. E magari dovrà esserci sesso adesso. tutti i giorni. Ci sta. Diciamo che se parto un secondo dopo, eh, potrebbe... Cioè prima, scusate, ci entra. Vi piace? Dovrà esserci sesso tutti i giorni? Anzi. A far l'amore in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Importante è come si usa la frase? È esatto, come si usa la frase? Ci sta più sesso per tutti. Grey can buon pomeriggio. Allora. E la luna, e magari l'intero sesso universo. tutto il giorno. La luna e magari l'intero sesso universo. tutti i giorni. Oppure dovranno far sesso ogni giorno. E magari l'intero sesso. Ora mi viene il panico che sono troppo anticipata e quindi mi blocco prima. Dai, se no facciamo dovrà esserci sesso. Dovranno far sesso tutti i giorni. Sole e la luna e magari Dovranno far sesso universo. tutti i giorni. <ride> sì, dai, dovranno far sesso tutti i giorni. E visto che è molto gestuale, rivedere i pezzi in muto non ti aiuta? A me la musica distrae. E, in realtà no, tanto alla fine no, la musica aiuta quasi sempre. Eh, aiuta a capire i, i momenti, il tono, le cose, però insomma, ben venga per te oppure faranno sesso tutti i giorni. Eh, perché voglio metterlo più come obbligo, come se sia una cosa brutta, capito? E, e quindi, capito, con la serietà più come obbligo e quindi forse è meglio il dovranno. Uh, no, uh, dovranno Forse. Cos'è che ho detto prima? No, raga, mi sono bloccata. Cos'è che avevo detto prima? Dovranno far sesso tutti i giorni. Sì, dovranno far sesso tutti i giorni. Ok. Ok. Esatto, grazie di cuore. Ogni giorno del sesso. <ride> Ogni giorno del sesso. No, è un Deve essere una cosa brutta, tristissima, non lo so. E la luna, e magari l'intero tutti anche perché poi è bellissimo, perché fa così, e quindi sembra che sia vero quello che dice: Fornire grano come conigli, no, troppo alto locato, troppo alto locato. Cucca, questo, è, questo è easy come doppiaggio, al contrario dell'altra volta che era veramente difficile. Però ce l'abbiamo, l'abbiamo portata a casa ora. Nuova cosa. Io sono il passato voi sover, eh? quindi, ovviamente. Um, come, che cosa si può dire adesso? Abbiamo parlato di questa cosa e ora perché? Ora c'è tanto che dice: 'Vabbè, lei dice sono passato, il presente, il futuro'. E poi se non sbaglio, in campo, il presente, il, il futuro. futuro. Io sono ogni cosa. Mi sono rotta le palle. Oppure, come si fa a um, non lo so. Dobbiamo trovare anche il momento giusto dove lei è in campo e. Qua tutta fantasia totale, il gerundio. <ride> Passato, presente, futuro, gerundio. Cosa, bellissimo. E elevata vorrei aguantar la citazione altissima, purissima e freschissima. <ride> eh, qua, qua non è facile però, perché mh, ci vuole la genialata, diciamo, situazioni ridicole. Il medico di famiglia ha già pronto una fornitura a vita di Viagra. Uh, <ride> che poi, oddio, in effetti, questa all'inizio, se, se uno non ci pensa, può tipo, credere: vabbè, ma che cavolo, non hanno bisogno adesso. Lui non ha bisogno adesso del Viagra. E, e invece no, quelle per indicare che lo faranno finché saranno sposati. In Grazie. In recuperando passato, presente e anche futuro? Recuperando. Ah, recuperando come per dire adesso tutto ciò che non ho fatto finora e adesso prendono tutto con gli interessi. Diverso, mm. io Qua lo dice. Huh. Did, uh, su cosa andiamo a <ride> come, come vogliamo svilupparla? Vanità le dice. Recuperando passato, presente e futuro della loro relazione, um, dovranno farlo ovunque. Ah, descrivendo tipo le cose: non ci, sarà, non ci sarà più la scusa del mal di testa. Non ci potrà essere più la scusa del mal di testa. Non potrà esserci passata. più la scusa del il mal presente. di testa. Um, che altre scuse ci possono essere, ragazzi? Scusa del mal di testa, il futuro. Il futuro. L'altra scusa deve essere breve. A quanto pare, dato le, date le tempistiche... Oppure hanno una scusa, magari si può dire qualcos'altro. Mm, tipo, che ne so, o il ciclo, anche se poi anche lì va a gusti, nel senso che chi non si fa problemi, che una persona abbia il ciclo, prova a dirlo quando si sbraccia. Eh, cosa? Mm, dovranno farlo ovunque? Quello. Sì, sì, quello ha, infatti ha senso. No, penso a, a ciò che dice ora. Perso. Io sono il passato, il presente, il futuro. Io sono ogni... Non così lunga, ma neanche così breve, tutta quella parte fuori campo. Ma come vado a vomitare? Ma come? Io non sto partecipando, e scrivendo, ma sto ascoltando. Piccino. Sì, ma infatti molti mi tengono in sottofondo anche perché poi arriva la parte cicciosissima finale, magari con la sorpresa di, di come è uscito tutto, eh, io vorrei fare una battuta al ragazzo, io sono eccitato, io eh, sono eccitato, e eh, no, no, ovviamente è sempre lei che parla, sì, quindi non possiamo farlo, e, oppure possiamo fare tipo, eh, tu ragazzo che, che sei seduto, eh, no, ma non possiamo neanche interpellarlo perché effettivamente... Non ci, sarà, non ci sarà possibilità da parte sua di parlare quindi è inutile che lo interpelliamo dovranno farlo ovunque in bagno in salotto in cucina eh, un, buon un buon marinaio naviga anche con il mar rosso oh mio dio oh mio dio allora raga volete che nel fuoricampo quindi dico cavolo dovranno farlo cioè non ci sarà più la scusa della, del mal di testa del ciclo dovranno farlo sempre e ovunque oppure si elencano invece eh, soltanto le, i posti dove lo faranno e, sì, anche tu con il durello. Oh mio dio! Oh mio dio! Oh mio dio! Cioè, però anche tu cosa, in effetti? Però Dio mi ha fatto ridere perché. <ride> no. Poi ci impelaghiamo, dio, però se ci aveva senso. Questa mi è piaciuta. E bene. L'intero universo. Io sono il passato. Io sono il Immaginate farlo senza il stopparsi, presente. senza fermarci, cioè, hey, è hey, interessato. Ciao Steve, ben arrivato Stefano, che carino che sei qui sulla nostra altra, altra nuova rubrica di uh, Dubbing Day. Allora, mh, sul tavolo da pranzo in bagno, non nel letto. Non nel letto, ci tutti i posti tranne quello consueto. Quindi non lo so, sono indecisa tra eh, dire i luoghi dove lo faranno oppure dire invece che non, dato che appunto sarà obbligatorio per contratto far sesso, dice appunto quindi non esisteranno più le scuse. Eh, oppure possiamo porla, non lo so, che volete fare? Una specifica sul... Che, che continua sul discorso del... che devono... Oppure altre situazioni sono indecisa. È un argomento troppo ampio. Universo. Io sono non il passato. Sesso... No, aspetta, qua dice un'altra cosa. Qua potrebbe dire, appunto, non so. Uh... Sono blo bloccata qui. Perché. Ci sono due punti di vista, il punto di vista di chi elenca dove e di chi elenca cosa si cosa non si potrà più fare. Che forse ha più senso? L'universo. Io sono più passato, scuse come il passato, il presente, il ciclo. futuro. Io sono ogni, ogni giorno. Cosa. Qua ci vuole qualcosa Si può risolvere con un poll. Mm. Niente più emicrania come scusa, non ci sono più scuse. Insomma, vi piace l'idea della scusa? Anche senza magari eventualmente il sondaggio. Vi piace l'idea della scusa, cioè no, che non ci sono più scuse. Però poi arriva la parte più difficile, che deve veramente far ridere. Eh, dovranno fare il miglior sesso di tutto l'universo. Quello in realtà non è dato sapere del contratto. E però. Cioè, tipo. Ah, quindi ci, anche ci sta, ok, ok. Uh, che dice se addio tennis, aperitivo con gli amici, torneo di canasta con i vicini. Oh mio Dio, addio tennis, aperitivo con gli amici, torneo di canasta con i vicini. È carino, carina la specifica, carina la specifica. Um, anche perché, cioè più che altro... Mh, Stiamo dando per scontato che tipo sia. Chi è che, sta... chi è che sta dicendo le scuse, in effetti? Le scuse devono essere di entrambi. Quindi tennis può farlo lei, l'aperitivo con gli amici lui. Quindi non c'è più questa cosa, no? Eh, interessante. Interessante. Perché può includere sia lui che lei, quindi proviamo ad inserirlo. E poi pensiamo a cosa potrebbe dire quando c'è la voce in campo che è la cosa più, più interessante, che specifica davvero la situazione, per universo. Io sono passato, tennis, il passato, il presente, con gli amici, il torneo futuro. di canasta con i vicini. Io sono ogni cosa. Ok, se parto prima potrei riuscircela a far entrare, per universo. Adio Io sono tennis, passato, il passato, il presente, con torneo di il canasta futuro. con i vicini. Io sono ogni cosa. E poi dice questa parte È stringata mm, Invece che torne di Io direi canasta con i vicini Così c'è più, più tempo E non è mangiata, non è velocizzata troppo e 15 e 18 quanto fa? Chiede lei Oddio la domanda Si potrebbe tipo sbagliare come Cioè che lei fa una domanda uh, Tipo retorica Pensiamoci dopo Perderai ogni cosa. <ride> perderai ogni cosa. Oh. Allora, tanto ci mettiamo questa qua. Ok. E dice una brevissima frase. Dopo Dopotutto, sta cosa che abbiamo detto, no? Non ci sono più scuse, dovranno fare sesso sempre. E quindi per concludere questo primo discorso, mm, non lo so. Sto pensando, tipo, che ne so. Boh, infiammazioni, non lo so. Boh, una roba medica, un problema medico, non lo so. Io se lo faccio una volta al mese già tanto, ma io sto morendo. Ma io lo direi, te lo giuro, solo che è piccolissima. Il futuro. Io sono ogni cosa. Sarà un inferno. Però, oppure qualcosa, li vuoi quei kiwi? Slang, buon senso. Allora, anche a voi piacerebbe avere un contratto del genere col vostro partner? E Piccina, hai visto quanto è breve questa frase? Suro. Io La sono Non cosa. li fermerà. <ride> che non la libererà sto morendo e ma la mia zia quintali di, di cili bella allora questa mi è piaciuta perché io sto pensando più al discorso infatti di ambito medico no? quindi ammazza ma che quanta irritazione che cacchio ne so i problemi che possono esistere a farlo sempre 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 e Se io sono quintali cosa. di cili verde io sono <ride> Pintelli di cili verde. <ride> che vale <ride> Megoglioni. Oh mio dio, megoglioni è bella, però pure. Aspetta. Il presente, il futuro. Io sono Megoglioni. Oh mio Io... dio, ma me... Raga, è perfetta. Megoglioni. È perfetta. È perfetta. È. Perfetta. È. È, per... è sul. È, è sul labiale. È sul labiale, è sul labiale, è, ed è anche perfetta, ed è anche perfetta. Mio Dio ragazzi, grazie per la genialata che avete avuto. Le coglioni. Funziona sempre, ma qui spacca, perché è uguale al labiale. E poi dice, e poi dice... Dunque che è Teozin, cos'è Teozin? Io sono Teozin Ah qua lo dice, sei Teozin, Teozin uh, Ok Eh qua raga, qua dobbiamo veramente essere brillanti Tanto Perché c'è un primo piano C'è serietà Ve lo giuro, io nel reel Perché io voglio mettere nel reel Ormai li voglio mettere tutti nei reel Io ci metto la musica drammatica io ci metto la musica drammatica, grande, maggiore, eh, non, ci, non si può perdere questa rubrica, salve! Perché a me non, non, non li si consumerà come una matita. Beh, considerando che poi un albero in effetti si fa la matita, qua ci vuole qualcosa di potente. E eh no, quello non ha senso, al massimo forse Regina, perché è lei che parla, No, qui è qualcosa, qui è un altro commento, un'altra conseguenza di questo contratto. Beh, si è rotto il tac. No, lei invece si vede che è una molto cioè, sportiva, frega niente. Quasi sì, ci vuole Brilliant, che è una certezza. Questa è una citazione per pochi. Io sono Teo. Quindi cioè, questa prima parte si blocca. Io sono. Sin. Sembrava un po' schifata. La voce sembrava un po' schifata. <ride> cioè la faccia è schifata. Quindi si può fare qualcosa riguardo anche se oddio non c'è niente di brutto, anzi, cioè nel senso ne resterà soltanto uno, uno di loro e l'altro non ce la farà più. Io sono rinfor. <ride> Solo che ehm eh no, perché, ma mm, no, cioè, lei, lei non lo è. Sono sicuro. Io sono sicura... <ride> allora, io sono esausta, ma lei non è esausta. Cioè, considera che lei sta solo raccontando questa cosa. Sta parlando come ne, parla se ne stiamo parlando noi. Quindi, sicuramente, eh, esausta da che punto di vista, no? Non quello là. Uh, sembra che dice, io sono ogni cosa io sono. e eh. eh sì, raga, lei sta facendo appunto una lezione universitaria dove sta spiegando questa cosa. Sta spiegando che cosa succederà. Uh, cioè, nel senso, no, aspetta, non è detto, aspettate, che, che bello, vedete, exceletta. cioè, non necessariamente lei ora dirà io sono, eh? Io sono, cioè, non è detto, è soltanto perché assomiglia. Gelosa. Interessante, questa cosa della gelosia. Mm. Io sono Batman da qualche parte, ci sta tutto, io sono Jennifer Lopez, così proprio, perché sono io in realtà Gelo, sono Lillo, io sono Lillo, oddio io sono Lillo sarebbe perfetto considerando anche Prime Video Io, io sono, sono. Teo Lillo, Lillo. <ride> Non c'azzecca niente, ma non lo so, è bellino, ho senso, considerando la serietà di questo, cioè Ecco perché io voglio che sia importantissima questa cosa che lei dice. È serissima. Cioè, o cioè meglio, dice una cosa stupida e, e lui. Cioè, capito? Io sono tuo padre. Me... Non lo so, raga Ditemi voi se va bene. Io... <ride> che non ci azzecca niente. sono Lillo. No. Dicevo che finora. Cioè, è bellissimo, però. È bellissimo che non ci azzecca. Vabbè, anche a faccia perplessa, sto qua. Cosa? Io sono, sono... Teo Ah, dice però, la ragazza è notevole. <ride> ah, però, no, io invece sono vergine. Ah, solo che, e quindi, no, oppure semplicemente io sono gelosa perché sennò poi le cose perché insomma è una sua scelta la virginità Magari mm. sono tanti. È un, è un. È un mm è sempre un punto un po' particolare è un po' delicato io, io sono, sono. Teo gelosa non lo so funziona poco ci vuole qualcosa veramente di ridicolo anche non necessariamente io sono mm. Sì, funziona di meno io sono invidiosa, io sono gelosa anche perché è una lezione università, cioè nel senso che gliene frega non hai i suoi sentimenti al riguardo cioè si dice mai coglioni prima quindi effettivamente un po di sì allora batman lillo non lo so non lo so questa è dura questa è difficile questa è difficile io sono mario così io sono e dai senza che siano Benafle con jail lo chi cacchio Lo guarderei all'infinito. In ogni cosa, io sono Teo. Allergica sì. al, sì. <ride> Allergic al glutine. Allergica al glutine. Ma lo sai che ci possono essere mille versioni dell'io sono? Cioè, tipo la versione con Lillo, la versione con Batman, la versione. che è allergica al glutine. <ride> io sono cediaca. <ride> Vorrei un contratto anch'io. Io sono Ashbine. Chi? Iron Man, io sono Catwoman, io sono Iron Man. Può essere tutto. Lei può essere tutto. Cioè, possiamo anche... Cioè non lo so, perché poi inizia a dire cose, capito? Nella filosofia, le potere sacro che anima le cose. Uh, Teozin, siete voi, Teozin, sono io. Um, e eh no, infatti, come dicevo prima, Sharina, non so, tipo che eh, ho visto che funziona di meno quando dice io sono gelosa, perché ci vuole qualcosa di ridicolo. Qua ci vuole qualcosa di ridicolo, se no non funziona. Però che abbia un po' di senso. E secondo me non può essere io sono perché io sono ineluttabile, ci ho pensato anch'io, perché giustamente nella realtà dei fatti di questa serie, cioè di, questa, di questo pezzo che abbiamo visto tutti, lei dice io sono Teozin, ma perché tutta la lezione è su quello? Ma dato che la nostra lezione è su un'altra cosa, forse cosa c'entro io sono? Diciamo... Mm, a senza io sono. Cioè, quindi a voi piace il No Sense? Cioè, che a un certo punto dice io sono? <ride> cioè, io sono Lil, io, io sono Batman. Ehm. Mm. Il problema è continuare dopo. Aiuto, io sono Teo, l'avvocato di Ben. Con la musica, tutta. beh, allora si, ci si sta indirizzando in una strada che possiamo continuare poi a percorrere. Plot twist. Favorisca il biglietto, si c'è, e gaje, Io sono zia Meika. No, l'avvocato di Ben. Interessante. Tipo, hey, hey, plot twist. Perché in realtà lei è l'avvocato di Ben. Ci starebbe? Cioè, l'ha stilato lei? L'hanno stilato? Plot twist è una lezione di diritto. <ride> Io sono astemia, ma vorrebbe tanto bere dopo questo contratto. Ah. Interessante anche questa, eh. L'amante, oddio, e quindi ciò che accade dopo è tipo lei che odia sto fatto, perché così avrà meno occasioni di, di stare con Ben. Ok, votiamo in chat, però votate tutti, preferite uh, io sono l'avvocato di Ben e quindi da lì spiegare come ha fatto cioè ha stilato le cose, non lo so uh, io sono l'amante di Ben io sono Jennifer Garner oh mio dio vado raga, ok io sono l'avvocato di Ben io sono Laura Paz io sono Jennifer Garner io sono l'amante di Ben um, e poi io sono Astemia vorrei tanto bere dopo questo contratto avvocato di Ben Astemia, ma vorrei tanto bere dopo questo contratto. Io sono un'amante di Ben, sono Jennifer Garner. Scegliete voi ragazzi. Ho sbagliato, ho spinto un tasto. <ride> scusate, questo non doveva accadere durante la live prime. Scusate, ma c'è lo stream deck che mi, mi dà problemi. Chiedo scusa, prime. Lo stream deck mi, mi mette pulsanti. L'amante che verrà mollata perché ora ci sarà Gelo a soddisfarlo sessualmente. Esatto. Quindi... Uh, e siamo due con l'amante, uno avvocato. Fate voi la scelta, ragazzi. Fate voi la scelta. Avvocato. Cioè, sono avvocato di Ben. Quindi plot twist. Uh, spiego. Amante di Ben. Uh, io sono uh, Aspetta, non, non, sono astemia, ma vorrei tanto bere dopo questo contratto. Sono Jennifer Garner. Quindi avvocato per ora è amante. L'amante per me suona di più per la sua dipendenza dal sesso perché avrebbe senso poi perché poi non ci serve più quello. Uh, no, solo tra queste opzioni, maggiore. Io sono l'avvocato di Ben, io sono l'amante di Ben. dice ma perché non può essere. Questa volta ho anche ridimensionato il timer grazie ai potenti mezzi. Ah, ma l'hai fatto! Ma ti adoro! Allora, raga, votate direttamente lì, però votate tutti. Allora, avvocato 5 per l'amante, 2 per la stemia, nessuno per Jennifer Garner. Sta vincendo l'amante, avete ancora tempo per votare. Uh, io mi asterrò, ovviamente, perché insomma qua. Sì, ho una mia preferenza, posso dirlo. L'avvocato amante potrebbe essere un'unione delle cose. E, allora, Punk buongiorno. Questa è Undone? È una serie. Ormai arrivata la stagione 2? Azzurda! Una serie di... con un'animazione un po' particolare, adesso vedrai. Mm. C'è l'attore che ha fatto Soul Goodman, Metal con Soul, insomma, Breaking Bad, lui. L'amante di Gelo farebbe ancora più ridere. Esatto, cioè comunque perché inaspettatissimo anche in quel caso. E... e quindi è un attimo da capire. Tanto sta finendo il sondaggio, sta finendo il timer, e c'è stato un voto per Jennifer Garner, quindi è bloccato, diciamo, a. Ok, sta aumentando l'amante. C'è chi non vota, ma voi. <ride> Vabbè, comunque, super giù, anche se terminerà così, forse sappiamo, abbiamo il vincitore, forse avremo il vincitore. Sì, l'amante sta vincendo. Meglio se l'amante è non come se fosse un'entità cosmica dal nome di amante. Dai, l'amante, la, la, la spazio mante, tipo mantis. Sta per concludersi, uh, vabbè, te lo, do lo stranquillo. Quindi eventualmente abbiamo due sull'avvocato, considerando il tuo vo voto, dieci per l'amante. ok? Ha vinto, ha vinto l'amante. L'amanta, esatto, ha vinto la Benissimo, io sono Amante, allora siamotigando coglioni allora, io sono. Ora, di chi volete che sia l'amante? Poso senza sondaggio. Ben? J-Lo? Io sono Groot. Eh, l'amante vince. L'amante vince sempre. Eh sì, Mary. A quanto pare, sì, al cellulare ahimè non si vede anche chiudendo e riaprendo, però ho comunque considerato le vostre risposte. Eh, Black, ben arrivato. Qua siamo nella seconda parte, come potete vedere dal timer, eh, la seconda parte del... Um, del nostro, del nostro ridoppiaggio di Andan stagione 2. Quindi, io sono l'amante di Ben, vi piace di Ben? Sono ogni cosa. Io sono, sono Teofla. L'amante di Ben. Mm, brava ragazza! Ehi! Hey. Hey, Ehi, con Ben Affleck. Dunque, forse è, Cosa che faccia arrabbiatissima? O forse ero. La mia non è considerata? Eh no. Ormai è arrivata troppo tardi dopo che abbiamo detto tutto. Lillo, Batman. Ehm, solo due persone hanno espresso la loro preferenza. Amante di Ben o amante di Gelo? Oppure sono l'amante, e alla fine si scopre di chi? Mm, anche se in italiano una persona. annuncia una cosa dicendo solo io sono l'amante? Mm. Teo mammucari Cosa? Io sono Madonna. Mi hai fatto ricordare teo Mammucchi. Sì, te mm. Aspetta, o forse dovrei dire ero. Non forse è dovrei dire orcin. ero. O forse dovrei dire ero. O forse dovrei dire ero. O forse dovrei dire ero. No, di entrambi non funzionerebbe nel senso perché qual è, è il suo problema? Qual è la sua preoccupazione? Potevano fare una cosa a tre. Perché chi non ama Gelo? Tu ti ami Gelo, tu ami Gelo e poi se non sbaglio indica la platea. Bella! Ma che memoria che hai, Skinner. Che cos'è? Chi che non ama Gelo? No, però aspetta. Però aspetta un attimo. Considerate che quindi lei era davanti di Ben Affleck però non poteva più, cioè a quanto pare ora deve spiegare che non potrà più farlo perché ora non avrà più tempo per stare con lei. Ci sono? Ci sono? C'è un fuoricampo. Possiamo anche non farlo, eh? Però. Che cos'è Teozin? Invece di che cos'è Teozin, uh, Ragioniamo un attimo, potrebbe dire lei, ragioniamo un attimo. Sì. Ci sono. Ci sono. Ragioniamo un attimo, ci sono. Nella filosofia Nahua, Teocio... E qua fa tutto un pippone. Tutto un pippone... Uh, sono anche Xina. Niente, quella cosa rimarrà in eterno. Ci potrebbe stare? Anche perché poi è una lezione, anche questa, quindi ha una certa maniera per, per comunicare le cose secondo il diritto costituzionale. <ride> nella in America mm, del <ride> cosa prematrimoniale spiega tutto o oh no? No, come possiamo dire? È molto di, di che Pippone parla, eh? Ci siamo impelagati, signori. Ci siamo da soli impelagati. Muoveci oh, tutta questa cosa qua. Poi indicherà, è vero, le persone. Avrei dovuto sposarlo io. Eravamo d'accordo. Nella filosofia na. Tanti anni fa. Nella filosofia na. Fa... Te ho detto il che potere... il futuro mi avrebbe tipo sposato. Non lo so. È tipo tristissima la cosa. No, non voglio porla sulla cosa tipo triste, cioè per assurdo eh, si sì, è arrabbiata effettivamente eh, e poi però è vero che cavolo... Hmm. Oppure dobbiamo porla sempre in maniera leggera, senza essere tristi per il fatto che lei non potrà più stare con Ben. Esatto, lo dice dopo Skinner. Guardiamoci questa prima frase, che è quella, l'inizio del pippone. Zin. Ci sono? ci sono. Nella filosofia Nawa, Teozin rappresenta il potere sacro che anima tutte le cose e, ed è ovunque. Teozin siete voi. E poi fa così. Prima di fare così, però, che cosa dice? Tipo, anche voi, vabbè, dopo magari potrebbe dire, eh, anche voi ci siete passati, eh, anche voi fate tanto i... Fate tanto i santarellini, ma anche voi avete cornificato vostre mogli? Non lo so, troppo pesante forse. Allora, hmm. una cosa non è facile. Cinna. Che cos'è? Ragioniamo che un cinna. attimo. Ci sono? questa confermiamola. Un discorso su come le ben si siano conosciuti. O una lezione di diritti con parole a caso. Oddio, però è bello iniziare a dire cose uh, di termini giuridici così a caso. È vero, sono belle entrambe le cose. Solo che nel contratto non hanno specificato i giorni. Forse una volta a settimana potrà far finta di andare dai suoi amici, potrà venire da me e sì perché teoricamente sono quattro giorni su sette e quindi anche in quel caso allora raga però è carino mm, discorso su come loro due si siano conosciuti oppure inizia a dire cose giuridiche uh, iper complesse così a caso il disegno dietro dici potrebbe essere un fallo e allora se verrà inquadrato, lo possiamo ridire. Teoricamente, eh, questa rappresenta Jennifer Lopez. Siamo partiti alla grande perché faceva un botto ridere tutte le, le cose che ci azzeccavano, ma non ci azzeccavano. Votate, votate, votate. Discorso su come lei e Ben si siano conosciuti oppure elezioni di diritti, cose eh, incasinate? Cioè, roba giuridica? Non ho purple, poi chiediamo a qualcuno o vediamo su internet. No, no, non è quello un problema. Però certo che se facciamo un discorso su loro due quando stavano insieme ehm, si può poi utilizzare di più il fatto che indica la platea. Ora, non so come vuole indicare la platea. Giuridica o conoscenza? Conoscenza, il sondaggio è partito, abbiamo un oh, addirittura la giuridica sta vincendo. Però votate tutti. Mi piace questa cosa. Si buttano sondaggi wow, a manetta, signore, a manetta. Così abbiamo la certezza di quello che volete. Ovviamente non vi preoccupate se non vedete il sondaggio. Rispondete in chat senza problemi. Quindi, loro due come si sono conosciuti? Un linguaggio giuridico con Super Cazzola. Ho votato a caso. Beh, sì, se non avevi un'idea, un, un un'opinione, forse qua potrei vincere una volta. Spero che vincerai allora. Spero che vincerai. Quindi abbiamo, abbiamo, abbiamo ancora un 50 e 50, raga. Assurdo. Eh sì, sono belle idee, sono valide entrambi. Quindi mm, non è facile per niente. Per niente, per niente, per niente. Vi ricordo che dopo ci sarà Nella questa. Nella filosofia parte. Nawa Teocin rappresenta il potere sacro che anima tutte le cose, e, ed è ovunque, Teocin siete voi. Oggi sono io e, e, e l'albero e anche la casa. Oddio, qua non so perché mi è venuto un flash tipo. Adesso vorrei bruciare l'albero e vorrei bruciare la casa, e quindi si intende chi vuole bruciare, e no. Ancora un 50-50, ragazzi. Ancora un 50-50. Mary, che uh... allora si, si annullano le scelte di Mary e Dodolos perché. Entrambi hanno votato in chat perché non funziona, cioè non vedono il sondaggio in, nel cellulare e, e quindi in quel caso si annullano perché dicono cose diverse. Niente raga, siamo ancora ad un 50 e 50. E cosa è difficile? Ci siamo conosciuti sul sito di Batman, lui era Robin e eravamo a casa di Alfred, c'era un albero di arance, Ma cosa... Aspetta, sta cosa è bella. C'è tipo sul set di. No, lui era Robin. Ma è bellissima questa cosa, considerando che ovviamente Ben Affleck non ha fatto di sicuro Robin. No, adoro. E conoscenza ha fatto il sorpasso. Ha fatto il sorpasso. E abbiamo ancora poco tempo, ragazzi. Avete ancora tempo per votare. Anche se forse. Forse. Sono anche più convinto. Oh, no, raga. No raga, non finiamo col 50-50, non finiamo... Non finiamo col 50-50. Vabbè, se finiamo col 50-50 decido io. Ovviamente. Uh, anche se effettivamente uh, ho idea... Sì. Cavolo, 50-50, serio. Allora raga, vi voto io e mh, dico di come si sono conosciuti. Perché mi aveva fatto venire l'illuminazione Cughi dicendo ci siamo conosciuti sul set di Batman e lui era Robin. Cos'è? questa cosa è bellissima e maledetti giuristi <ride> mi mm, è molto bella infatti l'idea di di Coogie, anche perché si può spaziare sul cinema tanto cioè si possono fare anche semi cheat micro cheat uh, cioè quella che ha fatto Coogee mezza nascosta cioè è bella sta cosa uh, quello dell'albero ce lo inseriamo dopo? quando indica l'albero? Ci sono. Ci sono? Nella filosofia... Io ho, sacro... ho conosciuto Ben. Io ho conosciuto Ben. Io ho conosciuto Ben. ho conosciuto Ben. Io no. Nella filosofia Io ho rappresenta il potere sacro che anima tutte le... Però mh, sto pensando Io pause, perché Io raga devo anche pensare al momento del doppiaggio successivo. conosciuto Ben. Io Stavamo ricostruendo, cambiando un po' i dialoghi eh, di Alma, insomma, in questo caso, quello che dice Alma in andan, in particolare questo pezzo di puntata, la puntata che si intitola La lezione di Alma. Uh, stiamo facendo riferimento un po' così al contratto prematrimoniale tra Ben Affleck e appunto eh, J.Lo. Allora qui in tutto, diciamo questa cosa. Adesso stiamo sul punto dove lei spiega. Che è all'amante, e quindi ora si trova fregata. E come si sono conosciuti? Ci siamo conosciuti sul set di Batman, lui era Robin. Solo che questa parte qui, lei non si ferma. Ci sono? Nella Ci filosofia nautica, il se rappresenta Batman, il potere sacro che, che anima tutte le. C'è una parte, che anche se rallenta un po' nell'enunciare, nell c'è sempre una parte che a meno che devo fare eh, eh, eh", e poi continua la, la frase. Ci sono. Nella filosofia... No. Che poi perché deve ragionare? A meno che si arriverà un altro plot twist alla fine. Io <ride> ero girl. Oppure io ero... Io ero... Ragazzi, uh, come vi immaginate che lei, anche se poi si è chiamata come Kafkaene, vabbè... Um, come immaginate che lei abbia conosciuto sul set appunto di Batman Ben Affleck? Cioè lei? Che stava facendo? Domandona. Io ero la produttrice. Con il tono di chi non ha potuto resistere. Devo attaccare con subito qualcosa che ti ha colpito. Con il tono di chi non ha potuto resistere. Aspetta, non ho capito. All, oppure può essere un inserviente, io, 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 gli davo il caffè, io gli davo il caffè, una roba del genere. No, no, adesso maggiore stavo dicendo che si sono conosciuti sul set di Batman, ma lei chi stava facendo? Qual era il suo ruolo, per cui si sono conosciuti lì? Ci sono. Controfigura. <ride> straordinario Del senso avere una pausa minima? Ah, scusa, mi parlavi di quella parte là? perché considera che ora c'è questa cosa che io dico, che io dico. la stagista hmm. ci sono nella filosofia Nawa, che rappresenta di rappresenta il potere sacro Lui che era tutte le cose è e... per quello che dicevo vivicide cioè aiuto se no dobbiamo cambiare un po di frasi ho già ho parlato con Ben perché volevo i biglietti del concerto di Gelo Ci cioè vuole qualcosa che si attacchi meglio. Adesso. Nella filosofia. Sì, sono non fissata. Solo per quello. Perché sennò andrebbe già bene. Ma io lo voglio farlo in sync. Diciamo. No, oh, va bene. Oh, No, ti giuro. Grazie per tutto. Per tutto oggi, eh. Ti mando un bacione. Poi sì, vedrai il finale. Vedrai che cosa succederà. Allora. Faceva il servizio civile. Veniva sfruttata. Chissà chi mi ricorda, Madonna. Nella filosofia naua, Teoti. Ci sono. Nella Ci filosofia Nahi Teozin rappresenta Anna il potere sacro che Robin. anima tutte le e cose. È una stagista. E ed, e ed è ovunque. Teoti siete. Se mm. me, ah oh no. oh no! Questa rubrica mi fonde il cervello, eh sì, è bella intensa, è veramente intensa, perché qui è, è un'opera un unica di creatività, è bellissimo. Alternanza scuola-lavoro, guarda la specifica di Axeletta, mm. non so, va bene stagista, è troppo serio però, è troppo serioso. Deve esserci in effetti una cosa ridicola ora che ci penso. Cioè, lei era lì per un motivo X, cioè che non ci azzeccava niente. Si farebbe ancora più ridere. Cioè, tipo, sono cogliuti sul set. Per assurdo. A parte che per assurdo lui faceva Robin, e eh, anche questa è una cosa assurda. Um, una cosa ridicola è che lei. Cioè. Ma che ne so, stava tipo. Cioè, una cosa che non ci azzecca niente con, con un set cinematografico. Ma proprio niente. Tipo, che ne so, capitava per caso. Faceva la controfigura della moto. Faceva la controfigura della macchina. Cioè, una roba del genere. Deve essere una roba assurda. Eh sì, una roba assurda. Perché anch'io ho pensato all'inizio a questa cosa qua, del portare il caffè. Ma non funziona. Troppo normale, troppo serio. Ovunque c'erano cuoche e fiamme invece di fuochi e fiamme. Era <ride> la sorella di Batgirl che è venuta a dare le chiavi di casa alla sorella attrice. Non no, più. Sì, esatto, tipo controfigura della Batmobile. Controfigura della Batmobile perché, cioè, che senso ha? Non ha proprio senso. My Grave, salve, 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 salve. Ha seguito un gatto randagio, Anche quello, infatti. Ci sono. Nella ci filosofia nausea, Teofil rappresenta il potere Lumiera sacro Robin. che anima tutte e le cose. Casa... E... Ah ed no, aspetta, è ovvio. Aspetta, non ho visto le labbra di lei, però adesso. Quindi voglio un attimo capire. Sì, è terribile. È sfiancante. È bellissima, sfiancante. Pensavo fosse Catturino. Peccato che non ci sia messo tempo di spiegare questa cosa. Penso. Perché poi conviene parlare di altro. Forse. Ci sono. Nella filosofia Nahua, Theosin rappresenta Batman, il potere sacro che anima tutte e le cose. E' del ed è motoscafo. Ovunque. La, la contrafigura del motoscafo, così. Perché il motoscafo? Sì, cose che non hanno senso. Eh, dobbiamo dire cose che non hanno senso, Sean, ripeto. Ha troppo senso invece che lei si fosse proposta appunto per Catwoman. E invece no, contrafigura del motoscafo, quando mai? Ehm... Um, Ok, la controfigura di Alfred. No, però poi dice, eravamo a casa di Alfred, magari. Poi può pu dire queste cose qua, anche se queste non hanno senso. Ho riso, benissimo. <ride> allora, ha funzionato. <ride> allora, era ehm... ho fatto Facevo controfigura. Io adorerò sempre il no sense. Um, e ora dice il fatto che indica la controfigura dell'albero di Baccaranche. A proposito dell'albero di Baccaranche. No, quello mi sa che lo possiamo dire dopo. Tra l'altro, è troppo sottile Sean. <ride> troppo sottile. E siamo conosciuti sul sette. Io, io ero Gordon e lui era Robin. <ride> No, invece è ancora più bello perché lei tecnicamente non doveva essere lì. Cioè, o comunque se era lì era per una roba no sense. Mangiavo una caccia e pepe per, per conto mio? <ride> io voglio inserire tutte ste cose dopo. Che cos'è Teozin? Ci sono. Nella Ci filosofia nawa, Teozin rappresenta il potere sacro che anima tutte le, le cose e, ed è ovunque. Teozin siete voi. Teozin sono io. Quando indica che può dire? Vi è piaciuto quel ruolo? Tipo, eh, e voi potete dire eh, quanto fossimo affiatati? Voi solo potete dire quanto fossimo affiatati. Uh, avete visto nel film quanto eravamo affiatati? Mm, solo che non c'è un motoscafo, quindi anche, comunque non ha senso. Rivediamo la scena che indica. Il potere sacro che anima tutte le cose. E, ed è ovunque. Teocin siete voi. Teocin sono io. E, e, e l'albero. E, e continua e indica altre cose. Quando indica se stessa, sinceramente non si nota, quindi irrilevante, uh, però poi indicherà l'albero, che abbiamo detto essere buena, l'albero, e la casa Jennifer Lopez. E ne l'ho buttato! LOL! Ciao Phil! Voi eravate i passanti, avete visto tutto? Uh, no, figura, figurati, Sean. Uh, e, e so che non mi crederete. Ah, è vero, carina, anche semplicemente questa. So che non mi crederete, ma è tutto vero. Lo può confermare Ben indicando l'albero, perché poi ha senso con quello che abbiamo detto prima. Mmm, interessante. Cose e ed è ovunque, te oggi siete voi So che non mi credete, te oggi non mi crederei io. nemmeno e, io e, e, Ma e... Ma Ben e anche la Tu Non dovevano stare noi, insieme ogni... Però così non ci azzecca più Facevo parasailing e Siamo un po' avanti l'estate Siamo un po' avanti Abbiamo tipo detto che lei boh, è la controfigura di un motoscafo E So che non ci crederete Non so se entra a non ci credere nemmeno io. Dovrei correre un po' nel dire questa frase. Nemmeno io lo farei. So che non ci crederete. Nemmeno io lo farei. Si può dire in italiano? Cioè, so che non ci crederete. Nemmeno io lo farei. Cioè, no, fare il crederci, no. Non penso. Non penso si possa dire. Ciao, Giampiero. Buongiorno. Dai, siamo quasi, tra virgolette, alla fine. Come potete notare... Dal timer, mm. si può dire mm. allora so che non ci crederei. ci crederete, nemmeno io lo farei. Perché è più breve nemmeno io lo farei. Mi sa nemmeno io lo farei. E poi. io e, però credete all'albero all credete casa. alla casa credete però credete a mm. eh mo come diamo questa spiegazione raga perché sì la casa rappresenta Jennifer Lopez quindi che spiegazione diamo al fatto che lei li indica proprio adesso che ha detto come si sono conosciuti infatti sto mentendo bella questa bella questa Bella! <ride> Lo farei, infatti Andromeda avrebbe senso. Se purtroppo abbiamo detto all'inizio, abbiamo però detto all'inizio che era Jennifer Lopez. Lei, no, vabbè, adoro il broccolo. vero sembra un broccolo più che, più che un albero. E... È stata introdotta ben da Gelo. Ah, addirittura. Lei non sapeva nulla. Lei non sapeva nulla? <ride> Chi lei, Jennifer Love? Uh, allora, qua sono diverse vie. O la via è che dice... Ed è ovunque. La The via è... siete voi. Voi non ci crederete. So che non ci crederete. Ti ho Perché sto io. mentendo. E e <ride> è carina la versione che dice sto mentendo. Eh, questa sarebbe la sua mano, ok? E, e, oppure la versione so che non ci crederete non lo farei nemmeno io um, abbiamo iniziato verso in realtà le 15.10 può essere perché in realtà le 15 non uh, mi sa che non eravamo non avevamo ancora iniziato mm. <ride> bene giro da contratto non possono nominarmi Uh, non possono nominarmi, uh, non possono accusarmi, no, non possono fare dove dobbiamo puntare. Cioè, ora lo scopo è di che vogliamo parlare, perché... Cioè, stavamo parlando di come si sono conosciuti. Quindi è tutto vero o vogliamo dire che sta fingendo? E in entrambi i casi, come continuiamo? Facciamo che è tutto vero? O oh, magari aspetta, cioè, come si sono conosciuti potrebbe essere finto. Perché se ci pensate, non ha senso tutto quello che ha detto su come si sono conosciuti. Però che siano amanti è vero. Troppe domande, lo so. Come si sono conosciuti ha fatto finta o come si sono conosciuti è vero ciò che ha detto? E poi come continuiamo? Oh, Bene Gelomi mi hanno invitati al matrimonio. Interessante. Mary preferisce che sia tutto vero come si sono conosciuti voi pure? Che si sono conosciuti sul set di Batman, di Batman? E lei faceva la controfigura di un motoscafo? È tutto vero? No, poi ci arriviamo. Carina l'idea dell'invitato al matrimonio. Avrebbe senso su, su, su lei, che indica effettivamente. So che non ci crederete, perché vi faccio rivedere la scena, siete voi so che non ci crederete sono io, Perché sto mentendo, e... <ride> tipo, e eh, infatti, sto mentendo. Oppure. Siete so voi, che non ci credete, e forse io, non lo farei nemmeno e... io, e... Mm. Uh, so che non ci crederete. Perché sto mentendo, ma questo motoscafo e questo distinto signore hanno visto tutto. Però aspetta, Cuki, um, sappiai quella ecco difficoltà. Noi all'inizio all inizio abbiamo detto che l'albero è Ben Affleck e la casa è Jennifer Lopez, quindi purtroppo eh, fa più ridere se è vero, ok, perfetto. E quindi sì, ora siamo costretti a seguire le nostre regole. Quindi, io so che non ci crederete, nemmeno io lo farei. E poi indica, e questa parte è difficile, perché che cosa vuole dire adesso che indica? Aspetta. siamo qui. Nemmeno io lo farei. Ma è vero, comunque, sappiamo quindi che è vero, come si sono conosciuti io e, e, e l'albero. E anche un mm. che la casa tutto, tutti noi, ogni tutto, tutti noi, eh. Ben e JLo vole... Perché adesso la, la inserisce Bisogna Sono io E, e comunque sono stata zero. invitata e da, ben, da Lo, tutti tutti... Sta? E ben e da JLo Al loro matrimonio Ci sta? Ebbene JLo Tutti devono sapere In effetti c'è più spazio nel dirlo uh, C'è più spazio forse rispetto al matrimonio È carina questa cosa che tutti devono sapere. È bella questa cosa che tutti devono sapere. Molto, molto bella. E, e, e la Ben, e anche la casa. Tutti Tutto. devono tutti sapere. Noi. Però aspetta, Ben lo sa. Cioè, lui lo sa, come può non saperlo? Mm. Tutti facciamo l'amore. Loro, loro due, tutti devono sapere la verità. Eh, Ma infatti è bella questa cosa della verità e che devono sapere, però giustamente certo che lo sa Ben Affleck, dice smemorato in realtà, mm. perché se fosse stato soltanto l'albero bastava dire che doveva essere onesto, doveva dirlo, lei non voleva rimanere come amante, eh, però il fatto che indichi anche lei cambia un po' le cose, ce ne frega niente, diamo per scontato che nessuno si faccia delle domande? Ah, in quel senso loro. Loro due tutti devono sapere la verità. Però aspetta. La, la verità di loro due sul contratto o su altro. E lei lo sa, lui deve saperlo. Tutto. Tutto. Mm, questa ci sta. Questo ha senso. Cioè, ben lo sa, Gelo deve saperlo. pensato a questa amante di Ben Affleck e Teocin sono io e, e bello sa e anche la la deve saperlo. Tu. Ci sta, questa ci sta cavolo. E bello sa lo deve saperlo. Questo Tutti devono sapere la storia tra di loro oppure la storia del contratto. No, la storia del contratto no, perché effettivamente la sanno tutti. Uh... Il matrimonio è falso, no, 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 quello facciamolo vero anche perché cioè, stiamo parlando proprio di quello che faranno. Cioè, in realtà non è ancora arrivato, non è ancora in atto. Uh, sì. sì, 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 sì. Allora, inserisco questa cosa. Bello sa, Gelo deve saperlo. Che stavano insieme. Bene. Ora è inutile tornare sul discorso dell'amante, magari, no? l'albero e anche la, la casa tutto tutti noi vediamo se c'è tempo e, e, e l'albero e anche la casa tutto tutti noi fatemi ricontrollare e sì anche perché insomma è, è stata una digressione e bisogna capire come si concluderà ok ci sono io e lei lo sa, e anche lei la la deve saperlo. tutto, tutto. Tutti. Ecco allora, del tutto c'è cioè tutto, tutti noi, tutto, tutti noi, lei dice tutto, tutti noi, ogni cosa è teozin, uh, però qui ovviamente dobbiamo fare tutto. Tutti noi ci stiamo interessando alla vicenda? Uh, tutto, tutti noi uh, Siamo un po' Siamo un po' ben afflec no, no. Tutto, tutti noi tutti noi, ogni, ogni cosa. cosa Dice ogni cosa È teozin È teozin giuridicamente teo 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 legale No no, invece è legale E è che qua ci vogliono cose Veramente che fanno scompisciare delle risate Perché, ripeto Lei lo dice con una serietà disarmante ed è bello dire con serietà delle cose che non sono serie. Mm. Tutto, tutti noi siamo in attesa di sapere. Solo che però sapere che cosa. Abbiamo appena concluso la cosa, cioè tutta la storia di come si sono conosciuti. E che è giusto che, che lei sappia che loro sono amanti o lo sono stati. Ciao, Sgroniox, Questo è un format dedicato al ridoppiare uh, delle scene di film, serie, eccetera, presente su Prime Video E um, quindi ridoppiarli non soltanto con la mia voce, ma proprio cambiando il testo in una maniera bellissima. Perché è strano il disegno? Eh sì, questa è una forma di animazione assurda. Guarda. Sono io, come l'albero. Sono veri attori, come puoi notare, però sono diventati cartoneschi. Cartuneschi non so se tu mi segui su Instagram, nel caso Sgroniox, sempre Kafkania, puoi dare uno sguardo all'ultimo reel che ho messo, e, è troppo divertente. E fa parte di una puntata di Dubbing Day che abbiamo fatto in passato. Allora, allora abbiamo appena finito di parlare di di loro due. Eh, insomma, eh, però, qui dice cioè, tutti, 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 tutti devono sapere, possiamo concludere così. Tutti, tutti devono sapere Che sono amanti, forse in quel senso Il contratto è anticostituzionale Ah, è vero È vero, Sgroniox, non ci avevo pensato Non ci avevo pensato, cavolo Ma grazie, Purple Allora Vorrei dire qualcosa di più non senso, raga Sinceramente sarebbe più divertente Anche la casa Tutto, tutti noi, ogni cosa È Teozin quando dice tutto, tutti noi ogni cosa è Teozin. ti vi giuro, questa cosa deve essere assurdissima, deve far ridere, ma deve avere senso con quello che vi ho detto prima. Beh, non necessariamente con la biale, cioè non necess necessariamente sfruttando le cose che dice tutto, tutti noi, mm. ogni cosa è Teozin. Siamo tutti ipersessuali. <ride> Iperse ma aspetta, è un termine vero? Perché io sono... non ne so così tanto, ma è interessante. Tutto, tutti noi siamo ipersessuali. Se il contratto fosse falso, quindi tutto. Tutti noi sappiamo che è falso. E se il contratto fosse falso, Eh, però mi sa che non, non va a livello di tempistiche quello, sai. Però è carina questa cosa che mette in dubbio il contratto. E, in realtà mi... Tutti sanno che in realtà mi fare lo fare <ride> JLo Così <ma. ride> È normale Giampiero, Piero, normale e, Cioè diciamo che si parlava appunto di questo Contratto prematrimoniale famoso no? Se ne sta parlando in questi giorni Tra Ben Affleck e Jennifer Lopez E quindi devono fare tipo sesso quattro volte a settimana Almeno e, e poi abbiamo inserito il fatto che è proprio Lei che parla Che si scopre essere l'amante di lui O meglio è, lo era e eh. quindi tipo ha raccontato Di come si sono conosciuti e ne ho una ma è bannabile, ok. Mm. Oppure semplicemente. La casa. Tu, tutti tutti, tutti, tutti noi, voi volevate farvi Ben Affleck. Davvero, <ride> Giao? È inutile che siete criticoni. Perché tanto tutti voi volevate fare Ben Affleck. Vi piace così? Questa versione? Ecco, eh, potrebbe... Cioè, alla fine, fin dei conti, è inutile che giudicate. Che... Che ha, ha... Cioè, molti avrebbero magari fatto. Anche quella show sarebbe stata bella, sinceramente. E... Aspetta che ora facciamo una forma giusta. E, e l'albero. E anche la casa. Tutti, bene. tutti Tutti noi voi, Vi sareste ben afflec Vi sareste fatti bene Vi sareste fatti ben Vi sareste Fatti Ben, vi, vi fa, vi sareste fatti ben. Perché mh, Lo dico come per, cioè, Lo dice come se dove, Volesse giustificare Quello che ha fatto No? Ehm, allora <ride> Tutti, tutti, tutti noi ogni fareste. Cosa. Fa fa perché dico fareste? Vi sareste fatti, tutti noi, ogni vi sareste cosa. fatti bene. È, Teozin. Sì. Aspetta. C'è la pausa. Mi ha fregato la pausa. E qua è un casino, anche sul labiale. La casa, tutti, 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 tutti noi, ogni cosa. Perché dico vi fareste? Madonna che palle! Però meno male che mi esercito adesso, perché così dopo non faccio l'errore, che la casa. Tutti tutti, tutti, tutti noi, voi, ogni ti fatti è Ben Affleck. Se fatti, pausa. Pausa. Ben Affleck. E l'abbiamo risolta così. E poi, l'ultima, le ultime due frasi. Sì, come per dire, hai presente quando Sean... Scarlett Johansson, comunque belle donne, attori, insomma, att attori, attrici, eccetera, sono così gnocchi e gnocche che è una cosa che è universale. Cioè, questa è una cosa universale, cioè, ci sono moltissimi uomini che dico, guarda, se fossi omosessuale, capito, lo farei, come per dire, sono così belli, no? Mm. Si va oltre. Va. E ora qua dice. L'impressione che siamo l'impressione è che non avete capito Eh, qua è interessante siamo separati è solo una mera illusione lei dice l'impressione che siamo separati è solo una mera illusione ovviamente l'impressione che ho è che voi l'impressione che ho e eh, infatti sei arrivata in tempo Ciccina, perché c'è stato un punto abbastanza difficile e quindi andare avanti è stato un po' complesso. Stiamo finendo la scrittura e tra poco c'è il doppiaggio. Uh... Oh mio dio, oh mio dio, l'impressione che ci siamo separati è solo una mera illusione. Oh mio dio, oh mio dio, è una conclusione... Che non deve essere cambiata. Oh mio dio, aspetta, è vero, non ci avevo pensato. È solo una mera illusione. L'impressione che siamo separati. Oh mio dio. Raga. È, è solo una mera illusione. È inquietante. È inquietante come possa essere vero. No, ragazzi, è inquietante. È veramente impressionante. Ha avuto senso. Si è chiuso con un senso. E poi dice, wow, <ride> è grandioso. È grandioso. Eh, lei dice, wow, fuori campo. E poi dice, che dice? Boh. È grandioso. Però è vero, l'impressione che siamo separati è, è una cagata pazzesca, si potrebbe anche dire. Andiamo. Ogni cosa è teosin. L'impressione che, che siamo separati. È solo è una, una cagata mera pazzesca. L'impressione. Impressione. È una cagata pazzesca. È arrivata a questa conclusione, ha fatto tutto un discorso a voce quasi per, per ragionare lei stessa. Perché lei all'inizio dice: eh Vabbè, ma in realtà lo ero, ero l'amante sua adesso. Non più. E, wow, era grandioso, oh mio Dio, bello questo doppio senso sottile. Era. Era grandioso Raga se una persona dice wow Era grandioso Voi capite che è un doppio senso O è meglio utilizzare un altro aggettivo Oddio il contratto prevede pure Durata e raggiungimento degli obiettivi Per ogni rapporto Ci sono trofei nascosti Ma io ti adoro Red Ma vi immaginate se nella vita Per delle cose che facciamo ci sono dei trofei nascosti Platinare delle situazioni. Guarda che in effetti, se nella vita ci fossero trofei, la gente farebbe un sacco di cose che normalmente non fa. Per una questione di collezionismo. No, beh, adoro. E mm, rischi. Cioè, non si capisce più o meno. Era insaziabile. No, però concludere con insaziabile no perché, cioè, non lo so. In realtà, deve essere una cosa che faccia concludere perché insaziabile sembra che poi voglia continuare a parlare sottile, dire che è stato, è sottile è un doppio senso. Cioè e comunque no ciao Red e no non sono una doppiatrice professionista però ho studiato doppiaggio la faccio recitazione non ho ancora doppiato nulla ecco se proprio dobbiamo dire ehm, mettiamo anche i punti e le letterboard. infatti bellissimo wow, wow. era grandioso. grandioso e poi fa sta faccia Oppure era davvero grosso? È un po' troppo dire: era davvero grosso? Non lo so. Aspettate. È diventata volgarissima sta cosa. Ormai ogni puntata di Prime sembra che la svoltiamo sempre sul volgare. Come per dire: l'ho detto davvero? Come per dire: wow, ho detto una roba del genere? Wow. wow. Era grandioso. Davvero. No, no, dai, no, davvero grosso. no era imponente. Oh. Era, era imponente. Grandioso. Mm. Grandioso. È grandioso. È grandioso. Era grandioso. Era grandioso. Era, era grandioso. Enorme. È enorme. grandioso. È grandioso. È grandioso. maestoso grandioso è eh. 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 grandioso è grandioso, eh. grandioso. grandioso. Gra basta sto morendo sto morendo sto morendo uh, grandioso ma il loop <ride> minuscolo <ride> il loop forever perché ne usi un altro si, prende, si, pre, si perde il doppio senso, ma ci guadagni il senso di straniamento. Ma dici? Cioè, se dici: Era che coraggio, cosa che cor... eh, allora, eh, quindi lasciamo? Era grandioso? Secondo me non capisce quasi nessuno il doppio senso. Sì? Era e eh, no. Oppure è grandioso oh mio dio, raga! E wow. comunque è... era grandioso. minuscolo. Raga! Mi sa che forse c'è sarà... un plot twist. E comunque era minuscolo. Vi piace o oh, lasciamo il era grandioso? Cioè, sta a voi, cioè, dire una cosa così, dite voi. Allora, il doppio senso sulle dimensioni di, di Ben Affleck, perché insomma lei tanto ora lo sentirà nel doppiaggio eh, e eh, dopo che parlava del contratto prematrimoniale tra Ben Affleck e J. Lo, quindi devono fare tipo sesso quattro volte a settimana per forza, eh, lei poi dice che era stata la sua amante, insomma la sua amante ancora. Uh, ecco che performance vogliamo dare uh, ecco, mi dissocio no, 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 fate la vostra scelta. Uh, speriamo che Ben Affleck non veda questo assolutamente questo capolavoro questo video, uh, fate però la vostra scelta adesso c'è cioè, plot twist finale dicendo: è comunque, è minuscolo. Era minuscolo oppure era grandioso. Votate tutti. Se non vedete il sondaggio ricaricate il vostro telefono, tipo ricaricare il telefono, cioè senza caricare la batteria, ma avete capito? E, e magari vi esce di nuovo il sondaggio. Se invece non vi esce, provate a scrivere in chat la vostra, il vostro parere e lo conterò. Non so che votare. E Acre, ma buongiorno. Quello di cui abbiamo parlato stamattina? Sì, alla, fi alla fine abbiamo fatto questa, questa versione. Perché lei è tipo in un'università e sta facendo un discorso serissimo su sta roba qua. Quando mai? Plebiscito per il minuscolo. Non c'è una persona che ha votato grandioso, quindi in effetti mi sa che vi è piaciuta la versione minuscola. È un colpo di genio. <ride> no, più che altro perché poi fa quella faccia e dice l'ho detto davvero alla fine, l'ho detto davvero. Vabbè, ha vinto minuscolo. E comunque era e comunque questo fuoricampo era minuscolo. Parliamo al passato, perché in effetti non ci sta più avendo a che fare. Raga. Siamo pronti. Siamo pronti. Vediamo se già mi ricordo. Cavolo. No, un attimo. Già puoi fare. Salve. Sono la vostra professoressa. La professoressa Winograd Dias. <ride> Ma ovviamente questo lo sapete già. Hanno ah, da parte mia a dire una cosa. Hanno ah, da parte mia. Mm -hmm. Coraggio, memoria. Ma che... E se invece vi dicessi che sono un albero? O una casa? E se vi dicessi che sono la Terra, e la Luna, e magari l'intero universo? Io sono il passato, il presente, il futuro. Io sono ogni cosa. Io sono... Teozin <ride> <No. ride> Allora, allora uh, stavo rivedendo al volo delle parti perché poi nel momento in cui ando a doppiare mi devo ricordare perché si lavora su muto e quindi ovviamente è molto complesso considerando zero esercizio con il tempo giusto comico. Esatto, Saudade, hai capito perfettamente perché là c'è proprio il tempo, c'è proprio una pausa e quindi è interessante. No, alla fine non metto gamba tesa. Eh, sì, sono affogata col te. <ride> Dunque chi è Teocin? Vabbè, ah basta, vado a improvvisazione, frega niente, dai, male che vada lo rifacciamo. Quindi raga, io adesso vado su Muto, quindi cercherò di ricordarmi tutti i punti, io sono ineluttabile, magari c'è stata quella parte straordinaria. Mm. Tua sorella Autia Ben Affleck non le piace proprio, ma dai. Mezzuc. Coraggio, puoi farcela. Salve, sono la vostra professoressa. Molti mi conosceranno come Kafkania, ma ovviamente questo lo sapete già. Quindi è strano da parte mia dire una cosa simile. Mi sono persa. Rifaccio. Sì, raga, voglio fare tutto uno shot. Perché purtroppo qui è molto scuro e quindi non si vede quando apre la bocca lei. Perché c'era una parte dove lei non parlava, faceva tipo dei versi. Vabbè, spoiler, uh, spo spoiler. Poi ci sarà il nostro Purple che come consuetudine, ovviamente ti ringrazio già per le clip che ne usciranno, pezzo per pezzo, per eventualmente poi creare... Un bel ril da mettere su Instagram, <ride> per ricordo straordinario. Sì, infatti, Giampiero, anche quello sarebbe stato bello, assolutamente. Invece abbiamo parlato di Batman, il <ride> Coraggio, puoi farcela. Salve, sono la vostra professoressa. Molti mi conosceranno come Kafkania. Ma ovviamente questo lo sapete già. Quindi è strano da parte mia dire una cosa simile. Ma chi me l'ha fatto fare? <ride> E se vi dicessi che questo è Ben Affleck? E che questa sia Jennifer Lopez? Stesse forme? E questo è il loro contratto prematrimoniale punto per punto? Dovranno far sesso tutti i giorni? Vabbè, scusate, mi sono scordata il fuoricampo. Povero Parpo dovrà fare un casino per fare le clip. Purtroppo senza fermarsi è sempre... Un casino, sono Don Matteo, sarebbe stato bellissimo anche con Don Matteo, le stesse forme è stupendo. Che pale, volevo farlo senza fermarmi. Dovranno far sesso tutti i giorni, addio tennis, aperitivo con gli amici, torneo di canasta coi vicini, me coglioni. Io sono l'amante di Ben. forse dovrei dire ero ci sono ci siamo conosciuti sul set di Batman lui era Robin facevo la controfigura di un motoscafo so che non ci crederete nemmeno io lo farei e bello sa gelo deve saperlo tutto, tutti noi vi sareste fatti Ben Affleck l'impressione che ci siamo separati è una cagata pazzesca. E comunque... Era minuscolo. Oh. E quello mi fa così... Aspetta, io ho sbagliato una cosa, la devo rifare. Perché ho detto tutto tutti noi. Invece no, dovevo scrivere... Perché l'ho scritto male. Era tutti, tutti noi. E era, era da rifare. E... <ride> Però sapete una cosa? Tanto ormai frega niente. Io lo voglio fare... Senza fermarmi e, Perché così anche per Essere più comodi per quanto riguarda le clip <ride> Grazie Aspetta lo voglio rifare veramente da capo Perdonatemi questa volta voglio essere perfetta Perché purtroppo Non mi piace avere gli spezzoni delle cose Lui che annuisce Cioè è bellissimo che lui annuisce Cioè è straordinario È, vo è voluto che lui faccia Robin Perché non ha senso Idem che lei faccia la controfigura di un motoscafo eh, perché c'è solo Good, ma su Amazon? È eh, Alex Gente, è presente in undone questa serie, e noi stiamo doppiando, abbiamo ricreato il testo come ora vedrai, di questa seconda stagione. Rifacciamolo questa volta per non devo sbagliare per niente. Qui i punti di riferimento sono sempre un casino. Coraggio, puoi farcela. Salve! Sono la vostra professoressa. Molti mi conosceranno come Kafkania. Ma ovviamente questo lo sapete già, quindi è strano da parte mia dire una cosa simile. Ma chi me l'ha fatto fare? <ride> E se vi dicessi che questo è Ben Affleck e che questa sia Jennifer Lopez. Stesse forme. E questo è il loro contratto prematrimoniale, punto per punto. Dovranno far sesso tutti i giorni. Addio tennis, aperitivo con gli amici, torneo di canasta coi vicini, me coglioni. Io sono l'amante di Ben. O forse dovrei dire Ero. Ragioniamo un attimo. Ci sono! Ci siamo conosciuti sul set di Batman, lui era Robin, facevo la controfigura di un motoscafo! So, so che non ci crederete, nemmeno io lo farei! E Ben lo sa! Gelo deve saperlo! Tutti, tutti noi! Ma. Ah, no, raga, qui hai sbagliato in italiano. Tutti noi vi sareste fatti? Tutti voi, perché ho scritto tutti noi? E tutti voi vi sareste fatti. Scusate, perché ho sbagliato a scrivere. Rifaccio solo questa parte. Tutti, tutti voi vi sareste fatti ben Affleck. L'impressione. L'impressione che siamo separati. È una cagata pazzesca. È comunque. Era minuscolo. Bene è stata più dura del previsto. È stata più dura del previsto. E... Attenta che sbagliate un accento. Dove? Uh, ci, credere... ci crederete. Sì, sì, si poteva fare tutti noi. Alla fine uh, ci faremmo. No invece mi piaceva il sareste fatti, saperlo, saperlo, saperlo? Che brutto, madonna che brutto È come vendere, è una cosa, o segui, seguire, è una cosa che non mi piacerà mai Entrato a metà storia non ci stavo capendo più di tanto ma ascoltata di fila, beh ascoltata di fila ha molto senso La chiusura mi è piaciuta di più adesso, la, la chiusura mi è piaciuta di più adesso, madonna raga è stata bella tosta, perché per assurdo non sono tante le cose che vengono dette, però cavolo, se sono cioè più che altro perché tutto doveva avere un senso, doveva avere una continuità. Um, carino ma grazie Greg. Allora, ora nostro purple farà delle clip e noi ci facciamo, poi uscirà un reel fresco fresco uh, su Instagram o chi non ha Instagram, poi per, grazie a, oh, ci avete degli amici, appunto. Perché poi Dodd non sa che grazie ai suoi amici riesce a vedere poi queste cose perché si farà una, diciamo, un montaggio tanto divertente. Anche perché la cosa bella è che si possono mettere poi delle musiche, appunto, riferite, eh, cioè i sottofondi, cosa che purtroppo non possiamo vedere in queste circostanze. E sulla parte del set, buona la seconda, anche forse la terza, non lo so. E' um, è venuta meglio, fatto quel respiro in più che un vero tocco di fino E poi l'ho fatta un pochino, cioè l'ho detta, capito, con un uh, più sottovoce Come per dire, oh però, cioè, che cavolo <ride> Grazie Alfa Stiamo usando quando non sia così facile doppiare come potrebbe sembrare Madonna, smoke E questa è effettivamente è una rubrica che, a parte grazie di cuore è una rubrica che fa proprio notare come... Um, non è tanto in realtà il sync mh, Quella è l'ultima cosa Però tutto Un po' tutto Perché su muto Senza fermarsi Perché poi ovviamente i doppiatori Hanno delle parti Poi finisce, finisce l'anello E buonanotte Provati l'anello Tutto insieme è dura Però in realtà Questa era più semplice Per altri fattori Tipo che sono solo Io a parlare E non ci sono altri ehm, Farlo durante risulta difficile No ma fa benissimo a farlo E non adesso Perché Vabbè Adesso ci sta perché si chiude, però meglio perché tu hai la versione definitiva che forse è anche quella migliore. E, mm, ah, Rob a fine live non aveva voce. Io purtroppo ero su muto perché mm, dovevo fare al volo delle cose, sennò poi mi sarei come sempre confusa, avrei parlato a Rob infatti un po' dispiace sempre, Però oggi ci siamo connessi con la fine della sua live, mi fa un sacco piacere raga, allora ci vediamo martedì prossimo, allo stesso orario, cioè alle 15, ma tanto ehm, saremo poi nella mia live prima, quindi poi raideremo e arriveremo in questo canale per l'altra puntata bellissima di Dubbing Day, grazie madonna, grazie di tutto non vedo l'ora di rivedere riascoltarmi e ci divertiremo tantissimo, prossima volta Ah, attenzione! Prossima volta, prossima volta. Allora, avete presente il, il box? Eh, rifarò il box su Instagram. Eh, avevo messo il box tipo, allora raga, quale vorreste che fossero altre scene, film, serie, insomma, presenti su Prime? In realtà non ho specificato presenti su Prime da doppiare in questa puntata, cioè in questi format. E invece no, prossima volta devo specificare perché molti di voi giustamente mi hanno risposto su cose generiche. Invece devo specificare catalogo Prime. Quindi, prossimo martedì, uh, vediamo quali saranno le due: quali saranno i due prodotti presenti su Prime su cui andrò a lavorare. Oddio, modificare parole? Da che punto di vista? Non di dizione, ovviamente. Uh, No, i doppiatori non devono basarsi su quello che può essere il proprio tono di voce, la propria intonazione, eccetera. Deve essere tutto, eh, diciamo, siamo tutti sottoposti, ovviamente, eh, a quello che è l'originale, quello che dice l'attore, come lo dice l'attore. Allora, io mi chiamo Virginia Kafkania e mi trovi ovunque, vabbè, soprattutto su Twitch tutti i giorni. Eh, tranne la domenica e domani abbiamo un altro nostro appuntamento eh, soltanto mattina ahimè, perché il mercoledì io presento anche su GameStop TV ed è un programma dedicato ai videogiochi ma non solo in realtà abbiamo fatto musica cucina e infatti la prossima volta la prossima puntata quella di domani tratteremo cibo e videogiochi quindi siateci eh, e quindi sì domani 10 e mezza come sempre. Uh, però tanto piano piano scoprirai cose Mi ha fatto un botto piacere scoprirti Red Veramente Che poi ti chiamerò sicuro sia Red che Smoke Cioè tutte cose insieme E Ma bellissimo Mettete la possibilità di avere Ehi hey, ci vuole il. Ma c'è il verificato su questo canale Spero di sì Prossima volta si potrebbero doppiare scene di Big Win Theory Ah sì Big Win Theory scusate Bang Bang Baby Madonna è vero Ecco questa me la segno Eventualmente rispondi al box Sarebbe carina come cosa. Far, rifarò il box così voi potete anche rispondere lì. Um, credo che lui intendesse modificare leggermente il copione. Allora, uh, ne parlano col direttore. Sì, 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 sì. Se il direttore dice guarda, effettivamente, uh, se è minima è la cosa, cioè è minima, si parla neanche di un articolo, eh? teoricamente, se d'accordo, si potrebbe fare. E mi trovi ovunque? Controlla sotto al letto. Pubblicità ingannevole. In effetti, no, ma perché se no vi sareste spaventati? Sì, c'è il verificato di Prime. Allora niente, manca soltanto l'abbonamento. Raga, grazie ancora. Eh, ci vediamo domani. Nel caso non potrai domani mattina smoke, noi ci siamo anche il giovedì. Anzi, il giovedì abbiamo tutta la giornata fino al pomeriggio. Insomma, ci vediamo. Non ci sono neanche i punti. Canale. Allora ne parlerò. Tutte queste cose le dirò. Così le, le inseriscono, non ci vuole niente quello dei punti canale. Raga, mi mando un bacio, grande, grande, grande. Ci vediamo martedì prossimo per la rubrica, sempre alle 15 dopo Rob, e, oppure domani sul mio canale. Sì, sì, 10:30 domani. E poi vabbè, ci vediamo su GameStop TV, però sul mio canale domani. Ciao, raga!